Brighelli, eccoci tornati con un nuovo video e finalmente, a grandissima richiesta, vi facciamo la video ricetta della nostra pizza fatta in casa. Vi starete chiedendo come è possibile creare una pizza come quella che avete visto nell'anteprima in un forno di casa. Quindi non ci sono forni particolari, non abbiamo utilizzato forni a legna, non abbiamo utilizzato barbecue, abbiamo semplicemente utilizzato il metodo combo. Cosa si intende per metodo combo? Il metodo combo è la combinazione padella più grill. Quindi non sto qui a spiegarvi altro, vedrete tutto nel corso appunto del video. E intanto adesso potete vedere Manuel che appunto sta creando l'impasto per appunto la pizza. E noi solitamente questo lavoro, questo impasto lo facciamo il giorno prima. Quindi se mangiamo la pizza il sabato sera, il venerdì sera facciamo l'impasto. Trovate la ricetta dell'impasto nell'info box. Ora lasciamo riposare per una decina di minuti l'impasto coperto e poi successivamente lo lavoriamo ancora un attimino e lo dividiamo in tre palline. La ricetta appunto che trovate nell'info box è la dose che Manuel solitamente fa per noi tre. Ora facciamo fare una prima lievitazione, quindi le teniamo fuori dal frigo per un paio d'ore e il giorno successivo le andremo a ritirare fuori dal frigorifero un paio d'ore prima, così facciamo una seconda lievitazione. Eccomi, ho sentito odore di cibo. Si mangia? Si mangia? Cosa fai lì sotto, Duda? Ah. Vediamo? Voglio vedere la Duda. Voglio vedermi. Fai vedere i capelli. Voglio vedermi. Non puoi vederti, ti sto filmando. Sì, mi sei bello, quel culo che fa qua dietro è meraviglioso. Guarda, ammirate. Allora adesso dovete preparare gli ingredienti per la pizza. Neanche io ne voglio una. Fastidio a me. Cibo. Un tartufo. Bel tartufo. Cibo. No. Sto. Cibo. Busta. Questo è gigante. Fammi vedere il naso. Tu dal naso. No, perché sennò non ti basta per la pizza. E tenete lontani i bambini. Allora, cosa importantissima, accendiamo il forno con il grill e posizioniamo la teglia girata al contrario il più vicino possibile alle griglie. Adesso, finché Manu stende la prima pallina, io accendo la padella per crepe. La metto sul fuoco e la accendo in modo tale che sia bella calda.
la padella bella calda, Manuel mi stende l'impasto e io inizio a farcire appunto la prima pizza. Io spero riusciate a vedere come inizia a lievitare il bordo della pizza, cioè riuscite a rendervi conto che sta lievitando, poi comunque lo vedrete meglio nelle pizze successive. Comunque fateci caso a questa cosa, è pazzesco. Adesso controlliamo un attimino sotto com'è la cottura e quando siamo soddisfatti la trasferiamo nel forno. Riuscite a vedere quanto vicina è la pizza appunto al grill? Ecco, deve essere il più vicino possibile. Ogni tanto la giriamo e controlliamo la cottura ed ecco qua la prima pizza fatta, quella di Alessandro, che è sempre la solita con i booster, quindi vedrete sempre con i booster o booster e patate. A fare... Non si arriva la pizza. Eccoli. Arriva la pizza di Alessandro subito. Immediatamente. Vi lascio una, due fettine a voi. Due fettine? Per il papà e la mamma, non ne vuoi un'altra? Ne vuoi un'altra o no? Sì, ne voglio tutte. La grossa la dai al papà. Uno posso darle. Buon appetito. Una può darle la tuta. Sì. Dai Ale, inizia a mangiare. Bene, adesso vi faccio vedere le altre due pizze e sappiate che è stato difficilissimo montare questo video, anche perché l'ho montato verso orario di pranzo, quindi tra la gravidanza e le cose che vedevo, i sapori che riuscivo a ricordare della pizza di venerdì, ragazze, è stata una tragedia, però siamo arrivati in fondo. Ecco, spero il video vi sia piaciuto, lo abbiate trovato utile. Se ci sono domande, qualsiasi tipo di domanda, commentate pure, chiedete pure che io vi rispondo sempre. E niente ragazze, se la fate, dovete mandarmi la foto in direct su Instagram. Trovate come sempre il link a tutti i miei social nell'info box. Ecco, vedete, guardate la cottura sotto, ecco. E niente, vi lascio appunto questa carrellata di immagini e spero che sia venuta fame anche a voi. E niente, ci vediamo con il prossimo video. Un bacio, ciao!